Ben ritrovati. Allora, iniziamo a mettere degli ingredienti per preparare la torta del mercato. C'è un ciclo macroeconomico discendente in questo momento, con una perdita di crescita. Anche addirittura l'Istituto per i consiglieri economici, dei saggi economici tedeschi, dei consulenti del governo, hanno detto che le possibilità di recessione sostanzialmente ci sono. Hanno previsto una crescita di molto inferiore però a quella precedente, quasi dimezzata, poco sotto il 2%, da cifre che erano molto più alte. Quindi un ciclo economico che si riduce, un muro di volumi ben visibile, meno visibile sull'S&P 500, ma invece ben visibile sul DAX tra 15.000 e 16.000 punti, quindi tutte indicazioni che potrebbero dire, diciamo così, un'inclinazione negativa. Sui grafici di medio periodo anche c'è un'inclinazione negativa, ci sono però dei però. Quali sono le argomentazioni rialziste? Innanzitutto i venditori diciamo così, l'analisi tecnica di Brevestad ci sta mettendo a confronto con un rialzo che è abbastanza sostenuto, quindi un'indicazione di breve che è diversa da quella di medio periodo. La seconda questione è quella legata a ai premi delle opzioni vendute che sono molto più alti, e quindi le cosiddette mani forti del mercato, gli investitori istituzionali sarebbero molto felici, non dico che sono contenti, ma sarebbero felici di chiudere il terzo venerdì del mese, che ormai è prossimo, è la prossima stagione, è il prossimo. Tra l'altro non sarà di venerdì questo mese perché c'è un venerdì santo, quindi è leggermente anticipato al giovedì, però sarebbero ben lieti di chiudere verso l'alto. Insomma, come al solito sul mercato si concentrano forze rialziste e forze ribassiste, argomentazioni rialziste, argomentazioni ribassiste, e poi c'è l'imminente ovviamente stagione delle trimestrali americane che ci darà dei risultati. Come orientarci? Lo chiediamo al Stefano Serafini, e intanto gli facciamo i complimenti perché è primo in classifica nel campionato del mondo di trading, che tra l'altro nel 2017 aveva già vinto. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito. Allora Stefano, dove trovare? Perché gli spazi sembrano molto stretti. Ti dico sinceramente, a me piacerebbe un long, però poi, per esempio, di DAX, però vedo poi quel muro tra 15.000 e 16.000 punti di volumi è un po' spaventa. Quella roba là, i libri dicono che per superarla dovrebbe cambiare il ciclo economico, dovrebbe cambiare le aspettative che ci sono sulla guerra, dovrebbero cambiare un po' di cose. Insomma, verso il basso però ci sono altri problemi. Ecco, da che parte orientarsi e dove trovare lo spazio cercando di spintonare? Ma allora, intanto partiamo da alcuni dati statistici che magari ci danno anche una mano per vedere dove siamo oggi. Non so se riuscite a vedere il mio schermo. Adesso lo vediamo. Sì. Ok, perfetto. Allora, qua vi ho raffigurato, diciamo, l'andamento medio degli indici durante l'anno. Quindi questo che vedete è un grafico che sintetizza, diciamo, l'andamento medio degli indici, in questo caso parliamo di S&P 500, che in generale è l'indice più potente al mondo in termini anche di volumi e quindi di significatività. E vediamo da questo grafico che cosa ci dice sostanzialmente questo grafico, che l'inizio dell'anno è spesso turbolento, quindi i mesi di gennaio, febbraio e marzo diciamo che non hanno proprio un'inclinazione positiva. Questo è dovuto al fatto Quindi anche è un indicatore di stagionalità questo. che... Sì, esattamente. Perfetto. Poi vedremo magari nel dettaglio alcune cose. Cosa si vede di abbastanza chiaro in questo grafico? Beh, che sostanzialmente le parti dell'anno più rialziste sono quella che stiamo affrontando adesso, quindi la finestra temporale da marzo ad aprile, e poi le ultime due dell'anno, diciamo quella di ottobre e quella di dicembre, con il famoso rally di Natale e il rally del Thanksgiving. Quindi nell'anno abbiamo sostanzialmente tre macro rally, che sono il rally di Pasqua, che in termini numerici è il più potente dell'anno, il rally del Thanksgiving,
cosiddetto, quindi c'è questa finestra che parte un po' a metà ottobre e finisce a metà novembre, che è il cosiddetto rally del Thanksgiving, e poi il terzo che è il rally di Natale. Allora, qua questo tool permette di vedere, di evidenziare, diciamo, secondo le proprie aspettative di significatività e di percentuale, di quanto si parla di questi rialzi. In questo caso io ho voluto selezionare l'85% di significatività. Questo vuol dire che io voglio almeno che l'85% degli anni abbia un comportamento positivo. Qua i dati sono stati raggruppati dal 2002 in poi, e vediamo sostanzialmente che l'altro parametro che ho impostato è il 3%. Cosa vuol dire? Che nell'85% dei casi avremo un rialzo almeno del 3% in queste tre finestre stagionali. Quindi più o meno a partire dal 20-23 di marzo agli ultimi giorni di aprile abbiamo un rialzo del 3% nell'85% degli anni selezionati. Giusto per farvi vedere oggi dove siamo, questo è il comportamento dell'S&P 500 quest'anno rispetto all'andamento, diciamo, generale. Vediamo che anche quest'anno si è comportato abbastanza in linea con la media stagionale. Abbiamo avuto una forse più marcata rispetto ad altri anni difficoltà all'inizio dell'anno, ma poi se vediamo più o meno la stagionalità è partita più o meno perfettamente in linea con questo minimo più o meno sulle prime due settimane di marzo, e è partito già nella volta precedente, nel precedente incontro dove ci eravamo confrontati, avevo indicato un'area 4150 sull'S&P che è stata toccata e rigettata fortemente. Da lì è partito il rally fortissimo, parliamo del 16% sul Nasdaq, più o meno il 10% sull'S&P, quindi parliamo di numeri veramente forti se confrontati alle medie annuali. Perché vi ricordo che l'S&P più o meno cresce del 7,5% all'anno, e avere un rialzo in così poco tempo di 10%, diciamo, lascia intendere che ci potrebbe essere qualche possibilità di storno e di rifiato, perché è veramente notevole. Però se noi guardiamo la finestra stagionale, si è appena aperta sostanzialmente, quindi io mi aspetto ancora dal punto di vista statistico un allungo fino a fine aprile. Quali potrebbero essere le ragioni che sostengono questo rialzo? Ma in generale sembra che il mercato in queste ultime due settimane abbia ormai digerito la questione guerra lato Ucraina e Russia, e sostanzialmente sta scommettendo sul fatto che questo elemento di incertezza passerà nel tempo. Sappiamo che la borsa sconta in anticipo scenari di almeno 6-7 mesi futuri, e quindi si aspetta che sostanzialmente almeno fra 6-7 mesi questo problema non ci sarà. Seconda motivazione, c'è stata, come dicevi tu, una forte vendita di opzioni che ha abbassato il vega sostanzialmente sulle scadenze molto ravvicinate, e questo in un indicatore sintetico lo si vede nel VIX, che ha una classica struttura in contango, quindi le scadenze a fronte, diciamo, quotano meno rispetto alle scadenze successive. Quindi sostanzialmente siamo in una struttura di volatilità perfettamente normale, che favorisce molto di più i rialzi rispetto ai ribassi. In questo momento non vedo grandi freni, diciamo, al rialzo, se non, come avevo detto l'altra volta, un escalation o nucleare o mondiale della guerra, ma questo lo vedremo strada facendo. Allora Stefano, ti faccio delle obiezioni. La prima, ok sull'S&P 500, però perché il DAX ha accumulato tutta quell'area di volumi che sembra un'area di volumi distributiva tra 15 e 16 mila punti?
E ti chiedo a questo punto se tu guardi i volumi orizzontali e che affidabilità gli dai. La seconda obiezione è quella proprio relativa alla guerra, perché la sensazione che si ha è che stiamo andando avanti con un'escalation. Non c'è un'idea di pace, c'è un'idea di escalation di guerra con una situazione che potrebbe precipitare da un momento all'altro. La terza obiezione è l'obiezione di tipo fondamentale, e cioè è indubbio che c'è un ciclo macroeconomico che tende a peggiorare e non a migliorare, e addirittura ti metto un carico da 1000 su questo con una curva dei rendimenti americana che è scesa sotto lo zero. Qualcuno dirà non è immediato, la storia dei mercati finanziari dice che la recessione ce l'hai dopo 22 mesi, 23 mesi come accadde nel 2005-2008, quindi dopo circa 2 anni, ma è anche vero che per esempio nell'ultimo caso, nell'ultima discesa della curva dei rendimenti l'abbiamo avuta dopo 4 mesi, è accaduto così negli anni 60, negli anni 80, ma forse anche in epoca pre-Covid. Quindi 3 obiezioni, la prima quella sui volumi, la seconda quella sul ciclo di mercato e la terza sulla guerra. Allora, partiamo dalla prima. Sicuramente i volumi hanno un'importanza molto forte, soprattutto sugli algoritmi, diciamo, di mean reversion, perché quello che sostanzialmente si vede è che i punti di picco, chiamiamoli così, orizzontali, o zone altamente densamente popolate di volume, sono delle zone in cui c'è forte mean reversion, forte attrazione. E quindi dal punto di vista di volumi oggi dove siamo sull'S&P, siamo in una zona abbastanza instabile in questo punto qua. La zona più stabile sarebbe un po' più bassa in area 4004, e siccome abbiamo già superato, diciamo, le aree di in inglese le chiamano low volume area, quindi, o low volume node, quindi il mercato ha già rigettato quell'area sotto di fair value area. Magari sul DAX siamo perfettamente centrati su quest'area qua e quindi potrebbe rimanere stabile in quest'area, ma d'altronde riflette anche la situazione un po' più vicina della guerra rispetto a quella che stanno affrontando gli Stati Uniti. Per capirci, la guerra è in Europa e gli effetti potrebbero vedersi molto di più sull'economia europea rispetto a quella americana. Quindi giusto anche un po' per ricollegarmi. Sull'escalation a livello mondiale penso che, nonostante le parole che arrivino un po' da tutti i politici, sia americani che europei, di diciamo non di pace, ma di voler dimostrare a Putin che l'Europa e gli Stati Uniti sono più forti di una minaccia come lui, penso che nei fatti in realtà nessuno abbia interesse a far esplodere o far andare in default la Russia, almeno questo è il mio presentimento che ho. Quindi sì, magari alzano un po' i toni, ma dal punto di vista reale penso che nessuno abbia l'intenzione di arrivare a una guerra nucleare o una guerra mondiale. Quindi io anche per le raccomandazioni, diciamo, che do anche ai fondi di investimento o alle banche che seguo, diciamo che mi baso soprattutto sulla curva della volatilità, che è quella che più di tutte dà il termometro della paura che c'è su quel mercato. Ad oggi il mercato ci sta dicendo che non c'è nessuna paura, parlo lato americano sempre. In più affrontiamo dal punto di vista fondamentale, che era l'altra questione che hai chiesto, ma diciamo che siamo in un contesto in cui anche grazie alla guerra avremo un'inflazione che perdurerà. E quindi semplicemente attualizzando dei flussi futuri di cassa che
ovviamente vengono influenzati dall'inflazione, è ovvio che il prezzo si deve alzare oggi. Giusto per riportarlo a un esempio anche molto pratico, è ovvio che anche il panettiere del paese che avrà un effetto, diciamo, di rincari del costo del grano dovrà ribaltare questo costo su un aumento del prezzo del pane, e quindi lui, a parità di quantità prodotte, l'anno prossimo incasserà e fatturerà di più. Quindi anche l'utile che lui farà a fine anno sarà proporzionale rispetto a questa inflazione. Quindi ad oggi, in teoria, un'azienda dovrebbe valere molto di più, secondo questa logica, perché parlando in termini di numeri, se noi ipotizziamo 100 il fatturato del 2021 e ipotizziamo che il 2022, 23, 24 abbiano un'inflazione anche su livelli del 5-6%, è chiaro che il fatturato del panettiere sarà 506 nel 2022, 112 nel 2023 e 118 nel 2024. È chiaro che la valutazione di quell'azienda lì, quindi di quel panificio, è molto più alta oggi rispetto all'anno scorso, che fatturava 100. Questo un po' per riportare in numeri l'aspetto fondamentale. Ecco, sì, ecco Stefano, ti faccio due obiezioni, poi so dobbiamo chiudere l'intervista, quindi davvero con un flash. Uno però non mi ha risposto sulla curva dei rendimenti, che è andata in negativo. E la seconda è proprio sulla questione che dicevi della volatilità. Cioè, quello a cui stiamo assistendo adesso è una riduzione, una contrazione della volatilità. La volatilità dovrebbe risalire, mi sembra che hai detto che le scadenze a pronti sono più basse di quelle a termine, quindi se ci aumenta la volatilità dovremmo attenderci una discesa fino a fine mese. Allora, partiamo con la curva dei tassi. In generale la curva dei tassi non è un indicatore istantaneo, diciamo, di recessione. Come hai detto tu, la recessione arriva a distanza di almeno 6-7 mesi, e quindi nel frattempo la borsa potrebbe comunque salire e non è scontato che scenda. Quindi i tassi, sì, è vero, bisogna anche contestualizzare, secondo me, perché questa volta stanno aumentando i tassi e si è invertita la curva? Perché c'è una politica monetaria che sta aumentando i tassi e lo sta facendo sul breve termine, quindi sulle scadenze immediate. Questo però non si riflette sulla curva a lungo termine, che sta scommettendo su un'inflazione che a lungo decrescerà, e quindi, per capirci, il rendimento del trentennale americano non prezzerà mai un 5-6% di rendimento costante, perché è uno scenario abbastanza irrealistico nell'economia moderna. Mentre è più facile che la scadenza breve del 2 anni, che è sostanzialmente quella che si guarda, è più facile che quella sia affetta dall'aumento, diciamo, dei 4-5 aumenti dei tassi previsti dalla Fed, e questo ha fatto sì che la curva si sia appiattita e addirittura invertita, ma non è scontato che questo voglia dire che ci sarà una recessione. Dall'altro lato ti rispondo sulla parte di volatilità. Il fatto che la volatilità a lungo termine quoti più alto è puramente una questione tecnica, non è una questione di aspettative. Questo è dovuto al fatto che gli emittenti dei future quotano sempre la scadenza, diciamo, in emissione molto superiore rispetto alla scadenza attuale. Quindi più o meno oggi siamo a un 22-23 di VIX. Solitamente la curva, la distanza che c'è tra il fronte e l'ultima scadenza è almeno di 3 punti. Questo perché nell'andare del tempo poi queste tendono ad abbassarsi e a diventare a sua volta front, ma secondo me la struttura a termine dopo la terza scadenza, diciamo che non ha significato vero, cioè non, non,
non vuol dire che la volatilità fra 3 mesi sarà più alta, è puramente una questione tecnica. Quello che bisogna guardare sono... La volatilità si sta scaricando però adesso in questo momento. Sì, ma è quindi è uno scenario che è molto favorevole a un long di azionario, perché vuol dire che il vega delle opzioni a breve sono molto più basse rispetto a quelle a un mese. Va bene. O a 2 mesi. Grazie Stefano, grazie per essere stato con noi e ovviamente aggiornaci anche sul campionato del mondo di trading, che ovviamente è un fattore di orgoglio per tutti noi. Grazie ancora. Va bene, grazie a voi.